mercatino di San Nicola è stato fermo un anno e quest'anno finalmente ritorniamo in piazza Picapietra e siamo veramente contenti di poter ritornare nella nostra piazza a portare lo spirito del Natale nel nome della solidarietà. È sempre più difficile perché comunque passano gli anni, noi cresciamo, abbiamo bambini, abbiamo eventi, abbiamo tutto quanto, ma tant'è, ritorniamo sempre lì perché ci teniamo tantissimo. L'associazione ormai è 31 anni che fa il mercatino di San Nicola ed è un impegno a cui veramente portiamo interamente il nostro cuore. Quest'anno abbiamo scelto due progetti, uno rivolto ad Abeo, appunto per questa associazione che si occupa di accogliere le famiglie, i bimbi. Io la conosco personalmente, ho fatto servizio anch'io da loro ed è una realtà secondo me meravigliosa, nella Casa dei Capitani Coraggiosi, dove appunto vengono accolte le famiglie dei bimbi ricoverati al Gaslini, e poi per il Centro per non subire violenza, per star vicino alle donne che comunque anche loro sono state molte vittime secondo me di questo periodo del Covid, perché si sono ritrovate sole. Il Covid secondo me ha tirato fuori molta solitudine e quindi ci tenevamo a stare vicino appunto a questa realtà associativa. Ci teniamo molto a dar spazio alle associazioni, quest'anno saranno 80 con i tavoli in piazza. Le associazioni hanno avuto appunto per il periodo del Covid tantissima solitudine, tantissima mancanza di volontari e hanno tantissimo bisogno di farsi conoscere, tornare anche virtualmente ad abbracciarsi e a cercare nuovi aiuti. Questo mercatino è alla fine quello che tutti chiedono, che ogni anno io ricevo molte chiamate per sapere quando ricomincerà, e quindi ecco, sicuramente con la ripartenza è un forte segnale, un segnale per la nostra città, per le varie realtà che lavorano sul mercatino e anche e soprattutto per quel mondo di beneficenza, dice tutto quel anche solidale, ecco, che è legato con il mercatino. C'è tanta voglia, tanti colori, tante anche forme proprio per vivere appieno, ecco, quel vero senso delle nostre feste, del nostro Natale, e speriamo davvero, ecco, che con il Natale dell'anno sia poi anche davvero una ripartenza proprio verso una luce e una speranza, anche legate sempre, ecco, con il tema della beneficenza. Anche quest'anno fortunatamente abbiamo avuto l'incarico di occuparci della cucina del mercatino. Noi come Vende gli Orsi abbiamo questa opportunità per promuovere il nostro progetto, che è quello di ormai ultra ventennale assistenza ai nostri gaslignani e alle loro famiglie. Quando iniziamo anche col mercatino tanti anni or sono, alcune delle cose che attualmente sono disponibili non erano disponibili, e se in parte sono state realizzate proprio per merito anche del mercatino. E poi abbiamo bisogno di testimoniare quello che stiamo facendo, perché con le recenti nuove necessità in questo tipo di attenzioni bisogna essere più numerosi, più attenti, più organizzati. Quindi un'occasione graditissima questa per me, per mandare a tutti una richiesta di aiuto. Chiunque volesse cercarci e venire a provare a dare una mano per migliorare la nostra offerta sarà graditissimo. Vende gli Orsi su internet oppure a Tana degli Orsi in via Re di Puglia 125 Rosso, vi aspettiamo. Leggo sul giornale che sono ben 32 anni che l'organizzazione si dà carico di organizzare questa importante manifestazione, importante per le nostre associazioni perché ci danno il modo di accogliere fondi e poi essere conosciuti nella città, essere ancora di più conosciuti nella città. Che è molto importante far arrivare alle donne la nostra voce, cioè il fatto che non sono sole e noi ci siamo. Tra l'altro siamo contente che il mercatino abbia deciso di sostenerci in una borsa lavoro per le donne che escono dalla violenza, perché il percorso di uscita è molto difficile, ma una donna che riesce a uscire da una situazione di violenza è una donna che ha una marcia in più. E quindi sul mercato del lavoro noi offriamo donne che sono forti, e quindi questo diciamo che è la giusta fine di un percorso per cui la donna ritorna finalmente ad essere protagonista della propria vita. Voi sapete l'importanza del lavoro, quindi noi siamo molto contenti di partecipare a questo. Noi vogliamo che le donne sappiano che non sono sole, che da sole non possono farcela, che devono rivolgersi ai centri antiviolenza.